Amici di Teleponte, buonasera, eccoci qui, nuovo appuntamento con Fuori Campo. Buonasera Federica. Buonasera Lino, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Allora, intanto ricordiamo che si sta giocando allo stadio di Piano Daccio la partita di beneficenza, di solidarietà per raccogliere fondi da destinare poi ai terremotati dell'Emilia Romagna e dell'Abruzzo, dell'Aquila. Avremo un collegamento con Luigi Aurelio Pomante durante la nostra trasmissione, però dobbiamo parlare ovviamente di calcio, parleremo di seconda divisione, parleremo di Serie D, ovviamente anche dell'Eccellenza, perché l'Eccellenza tornerà in campo giovedì alle 14.30, 1° novembre. Presentiamo gli ospiti, Federica. Partiamo con Gustavo Bruno, opinionista. Buonasera, buonasera a tutti. Mirko Mazzagatti, allenatore della Sant'Egidiese. Buonasera. Buonasera Mirko. E Berardo D'Antonio, dirigente del Giulianova. Buonasera. E Berardo D'Antonio è colui che ha preso in mano poi attenzione, a un certo punto. Colonia o Giulianova o città di Giulianova, chiariamolo perché... Berardo, quanti ne siete? Chiariamo subito. Quanti ne siete? Tre società, una società. Scherza, Gustavo, ovviamente. Grande, Berardo. Comunque, però Berardo Antonio è colui che ha preso in mano la situazione e poi ha fatto in modo che il calcio Giulianova potesse ripartire. Un Giulianova che ha anellato tre vittorie consecutive con Grillo in panchina, sta facendo bene la Sant'Egidiese, parleremo di tutto questo ovviamente nel corso della nostra trasmissione. Avevamo anche invitato un ospite del Teramo Calcio, poi il lutto che ha colpito purtroppo il presidente Campitelli non ha permesso, insomma, giustamente di avere l'ospite nella nostra trasmissione. Ovviamente di nuovo le condoglianze al presidente Campitelli. Iniziamo da Gustavo Bruno perché come sempre ha tanta carne da mettere sulla brace al fuoco. Questo Teramo purtroppo, Gustavo, ha inanellato una brutta sconfitta contro l'ultima della classe, che oggi non è più ultima della classe, però nessuno sarebbe mai aspettato un passo falso interno, anche perché è arrivato contro una squadra che probabilmente lotterà per la salvezza. Beh sì, in chiave salvezza, in chiave play-out sono due punti che valgono, tre punti che valgono sei. E la terza sconfitta è arrivata nel modo peggiore, perché squadra impaurita, triste, slegata, senza voglia di lottare, ma perché probabilmente risente di situazioni, forse probabilmente anche extracalcistiche, che si avvertono nel chiuso dello spogliatoio. Tu hai detto una cosa, situazioni extracalcistiche. Stamattina, durante la trasmissione, prima di tutto, noi abbiamo mandato l'intervista a Roberto Cappellacci, sì, e lui ha detto a un certo punto queste parole: quando si scende in campo bisogna lasciare fuori le situazioni negative. Non ha parlato dei singoli, ha parlato invece del complesso. Del complesso. Non è facile, perché se vai a vedere l'anno di nascita di questi calciatori, vedi che sono tutti ragazzi che hanno cominciato a farsi la barba adesso, anche se c'è qualcuno che ha cominciato prima. Quindi è chiaro che è bello dire non ci facciamo condizionare, ma poi il condizionamento c'è. Ed è una battuta d'arresto pericolosa perché precede due trasferte assai insidiose. A Chieti, dove non abbiamo avuto mai tanta fortuna, e sul campo della Versa Normanna, che resta un campo abbastanza difficile. Quindi immagino con quale spirito. Che la situazione sia delicata è confermata anche dalla circostanza che sabato l'ultima rifinitura è stata fatta a porte chiuse, quindi sì, significa che questa tranquillità. Ma d'altra parte, quando sullo stesso sito societario si critica il modulo, si critica l'allenatore, lo si invita a cambiare lo stesso modulo, significa che c'è una fronda, no? Falchi e colombe, come sempre succede. In questo campionato... O qualche falegname che inizia a segare, la banchina. E quindi cosa succede? Che l'Aprilia rallenta ma non perde, la Salernitana continua, il Chieti ha fatto un ottimo blitz fuori casa, l'Aquila avrebbe dovuto fare sfragelli, non c'è riuscito, ha fatto soltanto un pari, ma ha fatto sensazione, anche perché chi ha messo l'1x per Teramo Interreggio ha perso 500 euro perché l'avevano dato per scontato. Io ne ho perso un po' di più. 352 euro. Hanno anche detto chi ha segnato, Zambaglione, ma sì, non è l'ultimo arrivato a Zambaglione. Zambaglione è uno che ha fatto due ottimi gol. La difesa è andata ancora una volta in affanno, che sembrava un reparto insormontabile. Davanti ormai sembra un film I Togani, quel grande samurai che non vedeva, non so, la serie, sì, sì. I Togani, siamo non vedenti in avanti, e quindi che cosa possiamo fare? È chiaro che, l'avevo detto, no? Attenzione, non ci illudiamo perché il lato B ci ha aiutato due volte con 12 persone, quindi ci siamo rimangiati
tutto quello che abbiamo fatto nelle tre vittorie, dove tutti si erano gonfiati il petto, siamo i playoff, siamo una squadra qua, invece poi la realtà è quella che è. Poi chi fa le cose in mezzo alla neve, quando arriva il sole, si scioglie e viene fuori la realtà. Sono, non moderatamente, sono preoccupato leggermente, perché queste due trasferte capitano in un momento particolare, però dalle situazioni negative si può uscire fuori, se la smettono di infastidire un allenatore contro al quale si può dire che è un talebano, che non porta la divisa, senza fare la barba, che parla tortoletano, che è sempre triste anche quando vince 3-0, ma sul palmarès di Cappellacci è sotto gli occhi di tutti, quindi chi poi dice a Cappellacci, chi lo può contestare? Gente che va da Fondanelle, da Canzano, che, cioè, di che stiamo parlando? Quello con che tutto tu rispetto dici, sembra un talebano comunque, bravo. È vero, ma è un tecnico. E poi c'è Mirko bravo, che è stato Mirko Mazzagatti, che ha vinto però. Che ha vinto con però il quinto emendamento. Oggi è allenatore della Sant'Egidiese, sta facendo bene, una Sant'Egidiese che è stata ricostruita quasi all'ultimo momento. Io l'ho vista all'opera in Coppa Italia contro il Giulianova, aveva sfiorato anche il pareggio, una brutta gara. Mirko Mazzagatti, io lo ricordo tra l'altro anche come calciatore, un gran sinistro, è un sinistro micidiale da scrastare praticamente le porte, le traverse. Mirko, oggi come sta andando a Sant'Egidio? Ma e come vivi il Teramo? Ma il Teramo lo seguo sempre, perché comunque è stata per me l'anno scorso un ritorno e soprattutto un'annata favolosa, e quindi lo seguo sempre anche con piacere. Per quanto riguarda Sant'Egidio, chiaramente è una società che dopo la retrocessione è ripartita, secondo me anche col piede giusto, perché senza grossi proclami, sinceramente senza grossi acquisti, tutti ecco, una rosa di ragazzi, tutti giovani, condita con qualche elemento di esperienza che ci fa galleggiare così a metà classifica. Voi avete disputato una grande partita contro il Civitella Roveto. Sì, noi abbiamo disputato, ma non solo con loro, noi abbiamo sbagliato solo la partita di Miglianico per atteggiamento. Le altre partite sinceramente anche ne abbiamo perse tre in casa, però le abbiamo dominate, e poi magari per l'inesperienza, per una stupidaggine, ne abbiamo perse due al 93esimo, quindi questo fa capire la squadra, l'atteggiamento della squadra, la gioventù, l'inesperienza, e le partite finiscono magari al 95esimo e non al 90esimo, quindi si può vincere, si può perdere anche in quel minuto lì, quindi le partite vanno a giocare sempre fino a oltre la fine, ecco. Federica, ricordiamo intanto l'SMS a cui mandare, ovviamente il numero per mandare gli SMS 340 1180 370. Poi più tardi inizieremo a leggerne alcuni. Berardo D'Antonio, un Giulianova che finalmente ha ingranato la marcia giusta, un Giulianova che ha perso qualche punto di troppo in casa, ma ieri ha vinto contro il Miglianico. Più tardi vedremo anche il servizio su un campo non facile, un campo piccolo, molto più piccolo del Fadini, erba sintetica, e però c'era il pubblico giallorosso a sostenervi. Sì, ieri è stata una partita molto molto difficile, soprattutto per le condizioni ambientali, come hai detto tu, soprattutto per il campo e anche perché il Miglianico è una buona squadra. Cioè, anche il Miglianico vuole tentare la risalita in Serie D. Poi il campo piccolo secondo me non permette molto di giocare. Noi poi abbiamo preso gol dopo 5 minuti, sì. Quindi sicuramente la partita si era messa male, però poi siamo riusciti a ribaltare sul 2-1, poi 5 minuti alla fine ha fatto una grande parata il ragazzino, il portiere, sai, ci vuole pure un po' di fortuna, e sono secondo me 3 punti molto pesanti, insomma. Avete dato un segnale forte al Sulmona. Giulianova oggi è la seconda forza del campionato assieme al Civitella Roveto, però andiamo con ordine, ripartiamo dalla seconda divisione, perché adesso ci vediamo i risultati, la classifica e poi faremo il punto. Allora, andiamo con il quadro dei risultati. Vai Federica. Arzanese Pontedera 1-3, Aversa Normanna Chieti 0-1, Fondi Melfi 1-1, Gavorrano Foligno 1-1, L'Aquila Martina Franca 1-1, Poggi Bonzi Borgabuggiano 4-3, Salernitana Campobasso 2-0, Teramo Interreggio 0-2, Vigor Lamezia Aprilia 0-0. La classifica dopo 9 giornate di campionato.
Vede l'Aprilia in testa con 23 punti, Pontedera 20, Poggibonsi 18, Salernitana 17, Martina Franca e Chieti 15 punti, L'Aquila 13, Gavorrano 12, Teramo e Arzanese 11 punti, Aversa Normanna 10, Melfi 8, Borgo Abbugiano e Foligno 7 punti, Vigor Lamezia, Fondi e Interreggio 6 punti, infine Campobasso con 5 punti. Lasciamo la classifica, Gustavo, una classifica molto corta, soprattutto sì, verso il basso. Sì. C'è un distacco tra Salernitana, diciamo così, inseriamo Salernitana, Poggibonsi, Pontedera ed Aprilia. Secondo me la Salernitana perderà pochissimi punti da qui alla fine del campionato, e poi c'è quel gruppetto che lotta per evitare la retrocessione. Ricordiamo, le ultime tre andranno, esatto, direttamente giù, poi la quart'ultima e la quint'ultima disputeranno il play-out. Beh, certo, è una classifica corta, però già spezzettata, insomma, nel vertice. Sì, se sì, si pensa che l'Aprilia è imbattuta e ha fatto il secondo pareggio, la Salernitana che sta risalendo a colpi di vittoria, sì, e quindi c'è anche questo Chieti che, vincendo fuori casa, ha messo, è andato a punto, insomma, dove fuori casa non riusciva a far registrare lo stesso andamento che faceva registrare in casa. Quindi il Teramo adesso è in una posizione fra coloro che sono sospesi piuttosto delicata, perché non oso nemmeno immaginare cosa potrebbe accadere in caso di due passi falsi, che non auguro e non lo voglio nemmeno pensare. Sarebbe crisi nera, soprattutto perché non farebbe più essere stabile una situazione che già di per sé stessa è abbastanza nervosa, i famosi nervi scoperti che possono esplodere da un momento all'altro. Quindi adesso ci vuole un po' di calma e cercare di conservare quanto di buono è stato fatto fino adesso in un campionato che, secondo me, tolte le prime 4-5, è abbastanza livellato verso il basso. So che qualcuno storcerà il muso su questa affermazione dicendo che non è così, ma io la penso così. Ma può, sono 3-4 anni che questo, ecco, girone è sempre livellato. E per come è fatta, è un girone, è una categoria, la Lega Pro di seconda divisione, che serve soltanto così. È un'interregionale rafforzata, sì, ma che non porta da nessuna parte. Infatti se ne parla di questa riforma da anni, non so quando questa verrà messa in campo. Ma c'è Mazzagatti che non è molto d'accordo. Cioè, non è una seconda divisione rafforzata, secondo te? No, secondo me è più forte l'interregionale, la Serie D. Ma l'anno scorso, secondo me, il campionato di Serie D era molto più forte di quello, sì, quest'anno. Io vedo squadre che l'anno scorso sono arrivate a metà classifica, che oggi sono terze, quarte, quindi qualcosa di diverso c'è, secondo me. Anche questa Ancona che stenta un attimino, sì, la Samp che prima, anche se la Samp è un'ottima squadra come l'Ancona, però diciamo, ecco, ci sono squadre che non mi convincono, eppure sono lì sopra, diciamo, quindi sicuramente il campionato è sceso un po' di livello, sì, secondo me. Allora, Federica, facciamo il punto. Facciamo il punto sul campionato di seconda divisione con il servizio di Ania Cantagalli. Due modi diversi per approcciarsi alla stessa partita. La settimana che precede il derby tra Chieti e Teramo sarà di certo vissuta in maniera completamente opposta dalle due formazioni. È vero, il Chieti è tornato alla vittoria domenica contro l'Aversa Normanna, ma nelle precedenti due uscite, quando erano arrivate due sconfitte, i neroverdi avevano comunque messo in mostra bel gioco, senza riuscire però a finalizzare. Insomma, il Chieti sembra aver trovato, a prescindere dai risultati, la quadratura del cerchio, anche grazie a dei leader che il Teramo fatica ancora a trovare. De Sousa, per De Patre, è sicuramente uno di questi, ancora decisivo nel match ad Aversa e capocannoniere del girone B. Il Teramo arriva ad un derby storicamente stregato, con un umore tendente al nero e col dubbio che, oltre a Bucchi, potrebbe essere assente anche Bellucci. Le condizioni dell'attaccante verranno infatti valutate alla ripresa degli allenamenti e solo allora si saprà se l'ex Vis Pesaro sarà l'ennesima tegola sul reparto avanzato che proprio non riesce a segnare. Coletti, uno dei designati a farsi leader in campo, rientrerà proprio domenica dopo le due giornate di squalifica. L'Aquila e Martina Franca decidono invece di non farsi male. Il passaggio di testimone da Graziani a Ianni non riesce a portare più di un punto nelle casse rossoblù, lasciando invariato il distacco di due punti proprio dalla squadra di Giuseppe Gambino. E domenica Ianni sarà la prima prova in trasferta di scena in Toscana contro il Borgo Abbugiano. Non c'è più bisogno invece di avere prove per affermare che la cura Perrone ha fatto davvero il suo effetto alla Salernitana. Se prima i campani erano più un agglomerato di nomi ma sfilacciati tra loro, adesso hanno assunto le sembianze di una squadra che si trova ormai al quarto posto della classifica a soli 6 punti dalla capolista Aprilia,
che rallenta il passo 0-0 in casa della Vigor Lamezia. La prima vittoria della stagione ha fatto sì che l'Interreggio lasciasse l'ultimo posto della classifica al campo basso, battuto proprio dalla Salernitana. Allora, eccoci qui. Abbiamo parlato del Teramo. Se ci sono sms li leggiamo subito, anche perché poi più tardi faremo vedere il servizio del Chieti. Un'ottima vittoria per la formazione di Tiziano De Patre, un eurogol di De Sosa, ricordiamo, un giocatore pescato dopo 2 anni di anonimato per un infortunio e adesso sta facendo bene. Vai! Nell'era Zecchini il Teramo aveva una media di 3.700 spettatori al comunale e di 1.500 teramani in trasferta. In eccellenza la media era di circa 2.000 spettatori a piano d'accio. Se oggi ci sono 600 paganti, me ne sono dato una risposta ieri. Gara a dir poco mortificante per i presenti, Antonio. Sì, ringraziamo il nostro telespettatore Antonio. Volevo chiedere a Gustavo, ieri addirittura c'erano 276 paganti e 92 abbonati, sì. Oltre ovviamente gli accreditati. Credo che anche su questa disaffezione, questo amore alleggerito, bisognerà discutere e ricercare le motivazioni. Certo, la società non sta facendo nulla per cercare di aumentare le presenze. Dico questo perché non ci sono state iniziative, perché non è la prima volta che c'è questo calo di tifosi rispetto all'anno scorso. Si è lamentato anche del costo del biglietto. Anche del costo del biglietto, che mi sembra tanto. Però quelli possono rispondere, ma fare la C2 costa. Però insomma c'è questa sottile linea bianco-rossa che divide il calcio giocato dalla tifoseria. Mettici pure che c'è uno stadio enorme, per cui 240 paganti sembra di stare in una biblioteca a leggere la Divina Commedia. Questo è un qualcosa su cui bisognerà discutere e trovare una spiegazione, visto che ci sono tanti direttori, marketing, direttori generali, direttori a comunicazione, direttori sportivi, direttori generali. Uno di questi dovrebbe perlomeno prossimamente, non dico domani, prossime 10 gare, vedere di inventarsi qualcosa. Le prossime 10 gare è un po' più là. Beh, vabbè, perché se lo diciamo dopo domani, se no dobbiamo pensare a Chieti, capito? Di inventarsi qualcosa per cercare di spezzare questo trend molto negativo, che sinceramente non si aspettava nessuno. Questo sì, è un elemento neppure io. Sul quale insomma ci si potrebbe scrivere dei romanzi, però dopo i romanzi chi li legge? Chi li capisce? Questo è un dato purtroppo negativo che deve far riflettere, proprio perché insomma 400 spettatori per una gara di seconda divisione è un dato davvero basso, anche se la media, tolti alcuni campi come quello della Salernitana, ieri oltre 4.000 spettatori, insomma la media è bassa su quasi tutti i campi, vuoi la crisi, vuoi il costo del biglietto, insomma, che non può essere più sostenuto. Ancora sms, Federica. Dopo le castagne di Aprilia, le noci di Reggio, buon gusto e saluti dalla costa. Questo è un messaggio che arriva probabilmente da Giulianova. Andiamo ancora avanti. Gustavo, Bruno, tu che hai tanta di quella esperienza calcistica, vedi l'uscita da questo tunnel? Oppure dopo le vittorie di Grillo in Sicilia, di Grillo a Miglianico, dobbiamo prendere Fabrizio Grilli al posto di Cappellacci? Un po' ironica questa. Io avevo già espresso il mio pensiero in una delle puntate precedenti, invitando Cappellacci ad abbandonare la nave, perché non gli vorrei essere nemmeno il pelo della barba che per quello che sta vivendo. Qui a fianco il destino ha voluto che sedesse una persona che stimo, il cui abbandono, fra virgolette, del Teramo non è stato mai chiarito, né glielo chiedo perché so che non risponderà, perché giustamente i suoi sassi se le tiene nelle scarpe, però in questo momento Cappellacci sicuramente avrà messo dei tappi alle orecchie, perché gli staranno fischiando e non è soltanto il vento che si respira in riva all'Adriatico. Quindi si parlava del ritorno di Grilli. Io credo che, e ripeto, discutere Cappellacci in questa società, nessuno è in grado di mettersi a confronto tecnicamente con questo mister, il quale probabilmente starà soffrendo le pene dell'inferno. Gli auguro, per il bene e per la stima che ho per lui, ma da prima che venisse a Teramo, che proprio da queste due trasferte riesca a tirar fuori qualcosa, a inventarsi qualcosa che possa invertire questo ruino di marcia che è abbastanza pericoloso. Certo, gli manca Mirko, c'è De Feudis, però stranamente anche qui, insomma, un altro capitano giugliese che è venuto alla corte del Teramo, quando venne un calciatore che aveva i piedi buoni, Manare, bravo, coerenza oltranza, successo il finimondo,
è venuto il signor De Feudis, professionista serio, al quale non si può dire niente, però è passato come una vera ipomat, non è successo niente. Un altro segnale che questa città ormai ne ha viste tante, anche in tempi non lontani, per cui si è abituata a tutto. Cosa aggiungere di più? Spero che questa ventata possa cambiare, anche se ci vorrà una tanta buona volontà, un pizzico di fortuna, perché quando l'abbiamo avuto l'abbiamo camuffata con meriti, invece adesso ci vorrebbe un po' di lato B per invertire. E potrebbe essere anche l'occasione di Chieti, attenzione alle provocazioni, perché Chieti anche per i tifosi è stata una tappa sempre molto negativa e ne abbiamo pagate le conseguenze. Non dimenticate che ai tempi di Donati perdemmo una gara di playoff a Chieti con un calciatore, lasciatemi il termine, sconosciuto, che saltò in mezzo a una difesa ferma, perdemmo 0-1 e tornammo a casa bastonati ancora quella volta. Quindi lo stadio di Chieti non ci porta molta fortuna, però se non ci vai... non giochi, però una volta si può rivoltare, insomma, questa dia fortuna. Quindi incrociamo le dita e speriamo che Chiepi possa rappresentare il senso di svolta di una stagione che ha bisogno di un risultato clamoroso. Ancora SMS, vai Federica. Ecco la nostra regia, eccoci qua. Un saluto al presidente D'Antonio e al mister Mirko Mazzagatti. Michele Ciaffi, forza Gigli sempre. Eccoci qua. Non piangere, poi anche... No, un saluto a Michele che ricordo con piacere. Ancora SMS, poi lanceremo il servizio relativo alla gara del Chieti. Vai Federica. Dopo tanti anni di assidua presenza, ieri non ho avuto lo stimolo di andare allo stadio, prevedendo lo spettacolo deprimente puntualmente verificatosi, come penso molti altri. Non vedo il motivo di pagare i 18 euro per vedere giocatori giocare tipi come Novinic, Scipioni, Patierno, Di Paolo Antonio, buoni forse per i dilettanti, e tutta una squadra che non è il passo per la categoria. Cappellacci ha grandi colpe nella costruzione sbagliata della squadra e non sembra propositivo per i necessari correttivi, insieme a numerosi direttori e dirigenti di non si sa che cosa. Io voglio dire una cosa, non credo che Cappellacci abbia messo voce, abbia avuto voce in capitolo per l'allestimento di questa squadra. Lo volevo chiedere a Gustavo Bruno, perché io penso che probabilmente Cappellacci si aspettasse qualcosa di diverso. Penso a Del Pinto che doveva sostituire Vitone, quindi poi alla fine Cappellacci non ha alcuna responsabilità. In estate, quando arrivò, mi devo ripetere perché la storia è sotto gli occhi di tutti, direbbe il senatore Franchi. Zerbo. Ah, abbiamo preso Zerbo, lo voleva la Juventus, il PSG, lo voleva il Pescara, il Frosinone, abbiamo fatto la cosa, l'abbiamo noi. Vabbè, vediamo sto Zerbo. Dopo 15 giorni alla stazione un ragazzino con la valigia, scusi, il primo treno per la Sicilia, io sono Zerbo, una meteora, boom. Anche qui insomma, Berardino, grande professionista, ma si sapeva in tutto l'Abruzzo, isole comprese, che aveva avuto un problema ad un ginocchio. 60 giorni per sapere Buchi che cos'ha, quindi sono tutte situazioni nelle quali Cappellacci... Buchi mi pare verrà operato in settimana. Ma non lo so, dovrebbe essere qualcuno sul sito a dire che si fa, che non si fa, nascondono le cose, poi sono gli stessi dirigenti, capi area, capi servizi, venditori, che poi parlano sotto i portici, capito? Quindi da un lato c'è la privacy, poi di là si sa tutto, come vedi, sai anche quando sarà operato, quindi vuol dire che le quinte, le seste colonne stanno ancora qui. Ma questo è il bello di questa società, che da un lato fanno il blocco, poi sotto i portici si sa regolarmente tutto. Grande Teramo. SMS, ne sono davvero tantissimi, ne leggiamo ancora qualcuno, Federica, poi lanceremo ovviamente il servizio delle Chieti. Vai. Qualcuno ignora o fa finta di non sapere che nel 2008 il Real Teramo è stato iscritto ex novo, non riciclando titoli, di diritto al campionato di promozione con richiesta di affiliazione avvenuta nel 2009 al titolo sportivo del Teramo Calcio 1913. Il Cologna invece a chi è affiliato? Avvocato. Il Cologna intanto ieri ha vinto contro l'Angizia Lucco, se si riferisce al Cologna, il Cologna-Cologna. Il Giulianova ha l'affiliazione al campionato di eccellenza, l'iscrizione al campionato di eccellenza e l'affiliazione al comitato regionale. Ma di che parliamo? Di che parliamo? Ma di questo è uno stupido, ma senza voler togliere offesa, no, cioè abbiamo guadagnato un anno, sì. Se avevano il Ponte Vomano che stava in eccellenza, il Teramo doveva fare la stessa cosa, il Nepezzano stava in eccellenza, doveva fare la stessa cosa, perché non diciamo le stupidaggini di nuovo. Si chiamava Teramo,
No, si va a Real Teramo. Beh, allora, che aveva qualche titolo nobiliare a Teramo, c'è cioè qualcuno che cioè, doveva ereditare qualcosa. Sapete questa cosa? Si è accesa la miccia. Cioè, ma di cosa ancora di queste abbiamo guadagnato una, difatti forse noi se non vinciamo il campionato, non voglio essere cosa, già l'abbiamo vinto un anno prima, ma per questa vicinanza che c'era è perché Cologna forse aveva due squadre, mi sembra che per una frazione come Cologna sinceramente era anche troppo. Sono d'accordo, tant'è che non esiste più né il Cologna Spiaggia né il Cologna Paese, esiste il Cologna che sta facendo bene comunque in questo momento. Cologna Calcio si chiama. Sì, Cologna si chiama Cologna Calcio. Quella è quella giusta, perché Cologna già c'è una squadra, è giusto che sia così, è una frazione di Roseto. Con Andrea Fanin in panchina. Sì, ma cioè in questo momento qua forse non abbiamo capito che il frazionamento delle squadre porta una dispersione, a una dispersione economica. No, ogni rione ha una scuola calcio, certo. Non un paese, il rione si inventa la scuola calcio, cioè è una cosa che non ci si crede più. Perché? Perché ci sono le rette, ci sono le cose, è un discorso troppo lungo. Troppo lungo. Allora, SMS ancora, così ne sbalziamo ancora qualcuno. Ringrazio Berardo e il gruppo di amici che ha fatto ripartire il calcio a Giulianova. Con pochi soldi si sta ripartendo alla grande. Passione e tradizione avanti a testa alta. Berardo, subito la risposta. Ancora un SMS, poi chiamiamo il servizio del Chieti ad Aversa, contro l'Aversa Normanna in trasferta. In campo sei bellissimo, ma questa sera sei proprio affascinante. Grande mister Mazzagatti. Grazie. Abbiamo fidanzate in giro, no, mogli. Calma, eh. No, perché insomma, al quinto emendamento. Sarà mia moglie. Allora, il servizio Aversa Normanna Chieti, poi torneremo ovviamente a leggere qualche SMS. Allora, eccoci qua, abbiamo tantissimi SMS, ne leggiamo alcuni velocemente con
Federica. Intanto ringraziamo i nostri telespettatori che ci seguono con attenzione. Vai Federica. Questa società ha avuto 5 anni per crescere e preparare al professionismo i vari superdirettori, ma soprattutto avrebbe dovuto preparare i ragazzi delle giovanili, e adesso paga questa mancanza di dirigenti capaci di portare 2.000 persone allo stadio e di ragazzi locali pronti a scendere in campo. Non ci siamo. Allora, il telespettatore apre una parentesi secondo me molto interessante. In effetti nel Teramo, Gustavo, tu potrai confermarlo, non ci sono giocatori del Teramo, di Teramo anzi, del settore giovanile del Teramo. È vero che quest'anno il Teramo è tra i professionisti, ha un torneo Berretti insomma da affrontare, però è vero che nel tempo forse si poteva fare qualcosa di più per il settore giovanile, a differenza invece di quello che sta facendo il Giulianova, che ha fatto negli anni passati quando ha sempre inserito elementi del vivaio. Andiamo avanti ancora con gli sms. Vai. Per giocare a pallone, diceva il buon Tonino Luzzi, ci vuole la gente che tiene fame. Gustà, perché non fai un salto a piano d'accio e gliene impresti un po' della tua? La fame. La fame. se fosse possibile ci avrei domandato. Sì, se bastasse solo la fame. Andiamo. Aiutato da Mirko. Che mangio poco. Cappellacci non si discute, si ama insieme a Mazzagatti, poi erano il gatto e la volpe, che coppia. È vero che eravate il gatto e la volpe? Ma lo siamo ancora. Ecco qua, c'è grande amicizia tra l'altro, tra i due allenatori. Ma dipende, dipende dalle giornate. Federica, ancora sms, vediamo. Questi sono ancora Real Teramo, piena di direttori da TV. Il Teramo fallito o non fallito era un'altra cosa, dava stimoli e emozioni. Ma che acquisti avete fatto? E ve la prendete con Cappellacci e Gustavo Bruno? Alfredo, Alfredo. Una lancia spezzata a favore di Gustavo, ma Gustavo analizza, io devo essere sincero, insomma c'è anche rivalità tra noi, lo possiamo dire, calcistica, ma finisce là, però analizza la situazione dal punto di vista sportivo, quindi quello che vede in campo, lui è allo stadio, analizza e quindi racconta, e soprattutto ha vissuto da vicino una campagna acquisti che insomma qualche punto interrogativo l'ha posto. Ancora sms. Parallelismi calcistici, calcistici, scusate. È il dente. È il dente. Il Teramo in C2 come il notaresco in promozione hanno fatto 3 vittorie seguite da 3 sconfitte. Solo che il mister Di Pietro si è dimesso, mentre da noi tutto resta immutato. E per ironia del destino, domenica si va a Chieti, allenato da un tareschino Doc, il grande Tiziano. Tiziano De Padre, che è stato scorso anno sulla panchina della Giulianova e poi mandato via in malo modo. Ancora sms. Mister Mazzagatti, alla Sant manca una punta da 15 gol. Se la prendete arriveremo nei primissimi posti. È vero Mirko? Voi avete una punta? Noi ne abbiamo 2, abbiamo anche Gian Sante che l'anno scorso ha fatto bene la testa, poi ha avuto un grave infortunio. Adesso è in ripresa, quindi aspettiamo anche lui, poi vediamo. Comunque sì, qualche problema noi in attacco ce l'abbiamo, segniamo un po' poco con le punte, però... appunto, aspettiamo anche Gian Sante, che è un giocatore che l'anno scorso ha fatto delle grosse cose nel CND, quindi vediamo un po', arriviamo a dicembre, poi vediamo. Stesso problema che ha il Giuliano, poi lo chiederemo a Berardo D'Antonio, ovvero la carenza di una punta. Una bella domanda per Lino Nazionale, per cui mi aspetto una bella risposta. Anche Teramo poteva ripartire dall'eccellenza fondendosi col San Nicolò. Secondo lei perché non è stato fatto? Salutoni. Questo non lo so, anche perché non posso rispondere a una domanda del genere, simile. Questo proprio non lo so, non saprei dire. Giulianova ha trovato la soluzione per accorciare i tempi, Teramo probabilmente ha preferito ripartire dalla promozione. Non posso dare una risposta perché non conosco la situazione del Teramo. Nessuno parla della campagna acquisti estiva sbagliata, giocatori presi e rispediti a casa. Il problema è l'adeguatezza del direttore sportivo. Cappellacci non può fare nulla visto i brocchi che gli sono stati affidati. L'inadeguatezza probabilmente voleva dire il tifoso, però Gustavo, ne abbiamo parlato nel corso di queste puntate a fuori campo su una campagna acquisti che insomma ha lasciato un po' a desiderare, perché mandare via Arcamone, Masini, non sappiamo se per questioni economiche o altro, però il Teramo ha lasciato buchi, giustamente perché ha realizzato tanti gol, però
ha ingaggiato Bellucci, non ci sono altre punte che possano sostituire Bucchi. Forse lì bisognava intervenire in modo diverso. E poi anche un trequartista, Coletti, che si fa espellere in malo modo, quindi ha saltato. Quante partite? Due partite. Quindi Coletti, che insomma ha creato anche qualche problema. Probabilmente un'alternativa a Vitone bisognava prenderla. Senza dimenticare che Di Giuseppe voleva De Patre come allenatore. Sì, sì. Poi è arrivato Cappellacci, ma sanno tutti, non lo chiedo a Mirko perché non mi risponderà, che i rapporti fra Cappellacci e Di Giuseppe non sono idilliaci, sono marito e moglie separati in casa. Quindi, Ancora sms. Leggiamo. Buonasera, a gennaio il presidente spenderà una marea di soldi, tanti quanti ne avrebbe spesi confermando 7/11 della rosa dello scorso anno. Gabriele Sturba. Post scriptum, a direttore marketing avevo sottolineato che con i prezzi eravamo fuori mercato. Tu pensi, Gustavo, che il Teramo smantellerà la squadra per ricostruirla da Io capo? Io credo che si andrà avanti così, perché la situazione non è bella, si aspetterà di recuperare quelli che sono infortunati, non credo che si procederà ad acquisti, almeno per quello che mi risulta. Ma tre elementi servirebbero, perché in difesa abbiamo visto anche ieri il Teramo insomma ha pagato degli errori clamorosi. Credo che la situazione generale del calcio in G2 non possa permettere spese folli, e poi già c'hanno la pezza a colori. Con questa presenza di pubblico come facciamo ad esporci ancora di più? Quindi è già tutto scritto, tutto calcolato. Poi sì, qualcuno mi smentirà e fanno tre acquisti, io sono... chi li fa? Lucifora, Di Giuseppe, Mazzagatti, Brandandoni, chi li fa gli acquisti? Li fai tu. SMS. Vai Federica. Gianmarco Marcellini può essere la svolta per l'attacco del Teramo. È un giocatore probabilmente, Mirko, tu lo conosci? No, sicuramente no. Sarà un medico, Marcellino. SMS. Ci sta poca gente la domenica perché il biglietto costa troppo. Non si può pagare 18 euro per la tribuna. Saluti a tutti, grande Gustavo, Giacomo. Leggiamo ancora un paio di SMS. Ricordiamo, tanto io ringrazio i miei tecnici Giancarlo Rapagnà e Sergio De Angelis che si stanno prodigando insomma per fare in modo che questa puntata arrivi fino in fondo con tutti questi SMS. Vai Federica. Facile parlare per te Gustavo, ma tu hai mai fatto parte di una società di calcio? Vai a Bisenti e chiedi che cosa ha fatto la mia famiglia. Bisenti, Valfino, vai, vai a trasformare, va. SMS. Insomma si è acceso... La Sant con una punta vince il campionato. Mirko, faccio solo. Io mi piacerebbe pensarla così, però noi abbiamo problemi seri di squadra, nel senso che, ripeto, siamo una squadra assemblata da capo, quindi non c'è più nessuno dell'anno scorso a parte Censori. È una squadra giovane con, ripeto, degli elementi anche di esperienza, però... abbiamo troppi giovani non pronti per la categoria, non hanno gamba, prima vanno allenati e poi alla lunga, magari nel girone di ritorno, se questa squadra crede nel lavoro che si fa, si possono raggiungere sicuramente risultati buoni, però vincere il campionato non è che uno si alza la mattina e con una punta vince il campionato. Diciamo che si può programmare però un buon futuro. Io penso che quest'anno la Sant'Egidio sia una grossa chance di riprogrammare il futuro. Uh-huh. Dopo una retrocessione non è semplice, esatto. Si sta ripartendo piano piano, si stanno mettendo delle buone basi, quindi la prima cosa è questa. E poi magari un altro anno, o magari anche tra 2 anni, perché non riprovare il salto... di categoria, esatto, quello esatto. Sì, per una quest'anno buona programmazione, inserire qualche elemento di esperienza, di categoria, esatto, e in questo modo che poi si costruiscono le vittorie. Allora, vediamo il prossimo turno del campionato di seconda divisione. Federica, si tornerà in campo domenica, abbiamo ancora tantissimi sms, li leggeremo più tardi perché dobbiamo aprire la parentesi dedicata al campionato di Serie D e poi quella dell'eccellenza. Vai. Aprilia Poggi Bonsi, Borgo Abugiano L'Aquila, Campobasso Vigor Lamezia, Chieti Teramo, Foligno Aversa Normanna, Fondi Gavorrano,
Martina Franca Interreggio, Melfi Arzanese, Pontedera Salernitana. Lasciamo un attimo il quadro perché c'è appunto questo derby Chieti-Teramo, poi l'Aquila che viaggerà in trasferta, sarà impegnata in trasferta contro il Borgo Abugiano. C'è la bella sfida tra l'Aprilia e il Poggi Bonzi e la Salernitana che dovrà vedersela con il Pontedera. Gioca sabato? Pontedera Salernitana. Ed è una gara molto molto interessante che potrebbe dire la reale svelare insomma quale potrebbe essere la vera forza della Salernitana e la vera forza del Pontedera, Gustavo, vero? Beh sì, questa è un big match, Toscana contro il Sud, quindi potrebbe essere veramente una partita che potrebbe svelarci chi è l'assassino di questo campionato. Poi c'è questo derby, Chieti-Teramo, il primo derby che ci riguarda più da vicino, che in altri tempi avrebbe destato tanta partecipazione, adesso con la testa del tifoso, con tutte le norme che ci sono, se lo vedrà questo derby soltanto il pubblico sportivo di Chieti. Un derby che veramente può segnare un qualcosa di importante sia per il Chieti che per il Teramo. Spero che sia un derby corretto, soprattutto fuori, perché ripeto, insomma, giù non è che siamo tanto ben visti. Io stesso, ai tempi d'oro, venni aggredito insieme a Francesco Di Francesco. Se non erano due celerini, stavamo ancora lì a subire gli sputazzi dei tifosi neroverdi, ma fa parte del gioco, insomma. Però poi non bisogna mai esagerare. Vabbè, ma che vuoi fare? Uno sputo non fa male mai a nessuno. L'importante è poi che si macchia la giacca, lo smacchiamo e andiamo avanti. Però ripeto, c'è anche l'Aquila da vedere come risponderà dopo il pareggio interno di domenica scorsa. Quindi tanti incontri che possono farci capire insomma questo campionato e cambiare radicalmente la classifica perché in caso di vittorie delle squadre diciamo così tipo l'Aprilia, certo, comunque la Salernitana è in un grande spolvero in questo momento. Gli riesce tutto è vero. Insomma, allora, campionato di Serie D, velocemente leggiamo il quadro dei risultati e la classifica perché ci sono novità importanti, lo abbiamo visto anche ieri sera al Game Over con Luigi Aurelio Pomante, guardate qui. Allora, vai Federica. Ancona Recanatese 1-1, Astrea Renato Curiangolana 3-2, Celano Marsica San Benedettese 1-2, Civitanovese Fidene 2-1, Jesina Miternina 2-3, Maceratese Isernia 2-1, Olimpiagnonese San Nicolò 2-1, San Cesario Vispesaro 2-0, Termoli Città di Marino 4-0. La classifica, eccoci qua. San Cesario San Benedettese 20 punti, Olimpia Agnonese 18, Vispesaro Ancona Astrea 17 punti, Maceratese 16, Termoli 15, Jesina 13, Isernia 12, Amiternina 11 punti, Renato Curiangolana 10, Fidene Recanatese Civitanovese 7 punti, San Nicolò 5, Celano Marsica 4, chiude la classifica Città di Marino con 3 punti. Mirko, come è cambiato il campionato secondo te rispetto allo scorso anno? Ha cambiato, ripeto, vedo quest'anno la San Benedettese, secondo me potrebbe essere veramente l'anno giusto per San Benedetto e credo anche che sia che lo meriti per la tifoseria e per la piazza che è. L'Ancona sta stentando un pochettino, sta lì, però dovrebbe essere una squadra che dovesse essere lì sopra prima, insomma, per l'organico che ha, per la struttura, per la città che è. E abbiamo questo San Nicolò che purtroppo adesso si è mischiato nella zona bassa e domenica è una partita difficile, però ecco, magari compattando un po' l'ambiente del gruppo, io penso che il lavoro di Edmondo prima o poi uscirà fuori, perché so che è un ottimo tecnico, quindi magari se la società gli sta vicino San Nicolò potrebbe veramente tornare su, anche perché ha un organico, secondo me, all'altezza. Sì, all'altezza. Infatti io vedevo il San Nicolò tra le grandi, purtroppo si ritrova nei bassi fondi della classifica. Federica, abbiamo il punto adesso. Sì, facciamo il punto sul campionato di Serie D con il servizio a cura di Luca Zarroni. San Benedettese e San Cesario provano l'allungo. L'Agnonese resta in scia mentre l'Ancona continua a perdere terreno. Il nono turno, nel girone F della Serie D, lancia in orbita la nuova coppia di battistrada. Composta dalla San Benedettese, che passa tra le polemiche a Celano, la società marsicana ha comunque preannunciato ricorso, e il San Cesario, matricola terribile che infila la quinta vittoria consecutiva. Dietro prova a resistere l'Olimpia Agnonese, che batte il San Nicolò, mentre l'Ancona, unica squadra ancora imbattuta del raggruppamento, continua a differire il suo decollo definitivo.
In ogni caso, le distanze nei quartieri nobili della graduatoria sono ancora molto ridotte, con 6 squadre in appena 3 punti, e dunque qualsiasi verdetto definitivo in questa fase appare decisamente prematuro. Come ampiamente emerso nel primo scorcio di campionato, le 4 formazioni abruzzesi sono destinate ad una stagione nella quale l'unico obiettivo è la salvezza. Ma ci sono dei distinguo da fare. Chi sta sorprendendo in positivo la Minternina, che viaggia a metà classifica e si conferma squadra da trasferta, violando per 3-2 il campo della Jesina. Gli aquilani ritrovano Molinari in campo solo negli ultimi minuti, che per una volta non è decisivo per le sorti della formazione di Angelone. Mastica amaro invece l'angolana, che di punti ne ha 10. I nerazzurri assaporano per quasi un tempo la possibilità di vincere sul campo della Strea, ma poi vengono beffati nel finale. Stenta a tornare il sereno invece in casa San Nicolò. I biancazzurri, alle prese con diverse defezioni, non sfigurano sul campo dell'Agnonese, ma alla fine restano a mani vuote. In Molise arriva la 5ª sconfitta di fila e la classifica inizia a farsi preoccupante. Stesso discorso per il Celano, ancora secco di vittorie, che deve inchinarsi alla Samb. I marsicani, con 4 punti, restano in penultima posizione in graduatoria e ora a rischio sembra essere anche la panchina di Pierleoni. Uno sguardo alla classifica cannonieri. Comanda ancora Stefanelli della Jesina con 8 reti, seguito da Melchiorri della Maceratese con 7. Allora, velocemente leggiamo il prossimo turno del campionato di Serie D. Anche qui si giocherà la 10ª giornata di campionato. Poi abbiamo tantissimi sms, li dobbiamo leggere, accontentare i nostri telespettatori che ci stanno seguendo davvero in tanti. Andiamo, leggo io Federica. Allora, Minternina Olimpia Agnonese, Città di Marino Civitanovese, Fidene Celano Marsica, Isernia Jesina, Recanatese Maceratese, Renato Curiangolana San Cesario, San Nicolò Astrea, San Benedettese Ancona e il derbissimo delle Marche, poi Vispesano Termoli. Bene, e da seguire la gara appunto San Benedettese Ancona, perché potrebbe dare e dire soprattutto la verità su questo campionato. SMS adesso a volontà, tanti SMS e poi il campionato di eccellenza. Leggiamo. Per chi aspetta il derby, Teramo ha il suo derby col Chieti, non col Cologna Paese. Ironizzano, vabbè, non commentiamo Berardo perché siamo già in ritardo. Sarà un bellissimo testa a testa sul Mona Giulianova, vinca il migliore. Questo siamo convinti, probabilmente sarà questa la sfida che deciderà il campionato. 7 euro in promozione, 2000 presenti, 18 in C2, 600 presenti. Secondo voi qual è il problema? Ovvio. Andiamo ancora avanti. Cappellacci purtroppo è vittima delle scelte della società e dei suoi consulenti, anche perché vorrei ricordare che De Feudis ebbe Torbidone tra le colonne della Berretti, che ha sfiorato lo scudetto qualche anno fa, lo stavamo dicendo proprio durante la pubblicità, e mi fa strano pensare che conoscendolo abbia lasciato che tornasse a Giulianova. I mister del Teramo contano meno di tutti. Ancora SMS. Lino, ti faccio sussultare. Il collega interista Berardo ricorderà che l'anno scorso di questi tempi lo incontrai sui binari di Giulianova alle 7:30 di mattina per il treno per Milano. Berardo andava a Milano per Inter-Juve. Appena il treno si mosse, disse a Berardo: Inter-Juve finì 1-2. Ah, Berardo, auguri. Inter-Juve finì 1-2. Un saluto a Antonio, e questo nostro telespettatore Antonio è anche juventino sfegatato, però il vento è cambiato. Non vi sembra che il Teramo Calcio abbia una struttura societaria di categoria superiore, ma una squadra da Serie D? Manca un punto interrogativo. Questo l'hanno detto in tanti. Un saluto e un in bocca al lupo a mister Mazzagatti. Ciao Marco, in bocca al lupo. Grazie, ovviamente bene. Anche da parte nostra, ringraziato il mister. Signor Gustavo Bruno, allora questo derby Brodetto contro Mazzarelle mi sembra fattibile, vista l'aria che tira, e poi l'appetito viene vincendo mangiando. Insomma, basta organizzarsi. Esatto, esatto. Però Gustavo ha già avuto modo di apprezzare la mia... No, si sta complicando, perché questa mattina ho avuto un graditissimo incontro col presidente San Nicolò, Salvatore Giovanni, il quale si vuole inserire. Ha detto: ho saputo che ci sta questa cosa nazionale Cantagalli, io sono pure presidente, mi posso inserire, benvenuto, però organizziamoci, vediamo di esatto, fare 15:30-45. Esatto, organizziamo le libagioni. Bravo. Ancora SMS, scusa Federica, no, se li leggo. Sentendo un velo pietoso sul campionato guadagnato, forse lei non capisce o non vuole capire che noi abbiamo diritto a chiamarci Teramo. Se voi vi fate chiamare Giulianova siete abusivi. Intanto si chiama Città di Giulianova 1924. Tanto valeva spacciarsi per il Barcellona. Cordialità.
ringraziamo comunque il nostro telespettatore. Non capisco però questa forma un po' di astio, se vogliamo. Carissimi dirigenti ex Real, noi tifosi del Teramo e di Teramo già in passato abbiamo ripudiato per antipatia chi ci ha portato in cima alla storia. Siete sulla buona strada, mai più allo stadio. Questo è grave quello che si dice, nel senso che insomma la gente inizia davvero a disertare il piano dello stadio di Piano d'Accio. Augusta, una società come la nostra te la sogna ad occhi aperti. Ringraziate il Canzanese e i suoi direttori. Volevo però a questo punto fare una domanda a Mirko Mazzagatti, perché lui è stato alle dipendenze del Teramo. Mirko, tu quando è che hai saputo di non far parte più dei quadri del Teramo, i quadri tecnici del Teramo Calcio? E quali sono state le ragioni poi? Perché tu e Cappellacci, insomma, siete pappeccicce, diciamo così. Ma io, come tu ben sai, non parlo molto volentieri di questo argomento. No, infatti io te l'ho chiesto anche in passato. Però giustamente qualcosa bisogna anche dire. Io sinceramente sto ancora aspettando qualcuno della Teramo Calcio che mi comunichi questa... Scusa, Teramo Calcio o Canzano Calcio? No, che... della Teramo Calcio. Della Teramo Calcio. Quindi tu ufficialmente ancora non lo sai? Ma ufficialmente no, sinceramente questa è la cosa... Ce l'hai il telefono acceso? È una cosa, sì, sì, ho il telefono e hanno anche il mio... È una cosa che sinceramente mi ha dato... L'unica cosa che mi ha dato fastidio è questa. Sei rimasto male? Nel calcio si possono... Ci sta il cambiamento di un allenatore, di un giocatore, ci sta tutto. Però ci sono anche dei modi, secondo me, per farlo. E secondo me, nella mia situazione, i modi non sono stati molto corretti, fermo restando che la Teramo Calcio attualmente ha un allenatore in seconda che è Michele De Feudis, che è un amico che io stimo molto e so che è molto preparato. Posso aggiungere solo che io con Roberto Cappellacci mi sento un giorno sì, un giorno no, quindi voglio dire, scansiamo, ecco, vorrei togliere i dubbi. Cioè diciamo che non è stato Cappellacci che non ti ha voluto. Se qualcuno ha pensato che Roberto abbia dei problemi con Roberto, come qualcuno vuol far credere, questo non è assolutamente vero, quindi escludo questa cosa. E abbiamo chiarito questo aspetto. Poi se la società ha preso altre iniziative, io l'ho però accettato, tu aspetti. Non ho mai detto una parola, però io sinceramente una telefonata da parte di qualcuno magari me l'aspettavo. A Natale ti manderanno una scatola. Visto comunque, anche, grande visto professionista. Visto anche il buon comportamento e l'annata che c'è stata l'anno scorso. Quindi. Comunque questo dimostra la tua straordinaria professionalità. SMS, leggiamo ancora, quasi tutti i presidenti mettono le mani in tasca. Campitelli, quando lo comincia a fare? Ci servono giocatori, non dilettanti. Ancora SMS. Ciao grande avvocato, forza Giulianova. Berardo, tra poco apriamo la parentesi sul campionato di eccellenza. SMS, la gioia più grande per un giuliese è avere un presidente che è uno di noi. Grazie per averci ridato dignità, comunque vada, senza padroni. Per Mazzagatti, perché ieri quella prestazione dopo quella bellissima con il Civitella? Forza Sante. Mirko. Ma noi siamo partiti bene ieri sinceramente, poi dopo l'espulsione del giocatore Pineto abbiamo creduto anche di poter far nostra la partita, però probabilmente ieri era una giornata un po' storta, poi loro si sono messi lì dietro con un modulo 4-4-1, si sono chiusi bene, ci hanno chiuso gli spazi, noi non siamo stati bravi a far girare la palla, abbiamo giocato forse un po' troppo su una fascia sola, sfruttando un po' con l'altra fascia, quindi diciamo la palla non girava velocemente, i giocatori hanno perso un po' fiducia man mano passavano i minuti, questo non deve succedere perché si lavora perché questo appunto non accada. Quando ci sono certe situazioni a mio avviso vanno sfruttate perché poi non è che ti capitano tutte le domeniche, però io ti ripeto che il campionato della Sant'Egidiese quest'anno a mio avviso è un campionato, la nostra classifica è giusta per quello che abbiamo e sono contento appunto, si potrebbe fare di più, abbiamo perso delle partite in casa per ingenuità, altrimenti saremo forse a qualche punto in più anche in zona playoff, quindi va bene così. Ieri comunque dovevamo sfruttare meglio sicuramente la situazione. Allora, ancora un SMS. Caro Campitelli, va bene che arrivi quint'ultimo, basta che investi sul settore giovanile. Bene, adesso apriamo la parentesi. Per quanto riguarda il campionato di eccellenza, leggiamo velocemente la classifica, non i risultati, così guadagniamo qualche minuto. La classifica dice che in vetta c'è il Sulmona con 23 punti, sono invece due le squadre
che inseguono. Questo è il quadro della decima giornata di campionato. I risultati, io direi di saltarla. C'è stata la bella vittoria della Torrese contro il Casalin Contrada, però dicevamo della classifica, eccola qua Federica, vai. Sulmona appunto 23 punti, Città di Giulianova, Civitella Roveto 20, Capistrello Montorio 88 19, Altirrocca 18, Miglianico Pineto 15 punti, Sant'Egidiese 14, San Salvo 13 punti, Sporting Ortona Vasto Marina 10, Rosetana 9, Alba Adriatica, Guardia Grele, Francavilla e Torrese 8 punti, infine Casalin Contrada con 7 punti. Intanto la Sant'Egidiese è sulla colonna di sinistra, c'è anche il Giulianova al secondo posto, Berardo. Sì. Cioè, quello che volevate, intanto restare dietro al Sulmona che ha preso il balzo, è andato avanti, la squadra ovidiana è andata avanti, però stare lì e aspettare il momento giusto, ieri ha rischiato la formazione di Meco Monaco contro l'Alba Adriatica. Ma non... Due vittorie in rimonta. Sì, noi abbiamo sicuramente, cioè, anche se è stato il primo anno, fare una squadra da capo è sempre molto molto difficile. Avevamo come obiettivo, almeno nel giro di andata, di rimanere nei quartieri alti della classifica per vedere che tipo di squadra avevamo fatto. Cioè, questo era un po' il senso della... Poi se eravamo attaccati alla fine del giro di andata alle prime posizioni, eventualmente si poteva fare qualche tipo di modifica per cercare di fare qualcosa di meglio. Se invece la squadra era risultata sbagliata perché si conosceva poco il campionato e poi non è facile mettere 16-18 giocatori di colpo, allora si faceva un altro tipo di discorso, di programmazione diverso. Oggi sono passate 10 partite, stiamo a 3 punti dal Sulmona, abbiamo già fatto lo scontro con loro, anche se abbiamo perso a Sulmona, però insomma una partita che è molto equilibrata. Sì, il primo tempo Giulianova aveva avuto le sue occasioni. Quindi niente, l'unica partita che è uscita veramente male è stata quella sul risultato col Capistrello in casa, se quei 3 punti che... forse mancano alla classifica, sì, del Giulianova, e se fossero stati quelli, oggi dopo 10 partite, quindi quasi un terzo del campionato, sei primo in classifica. Mm-hmm. Quindi significa che la struttura della squadra è buona. Adesso con l'allenatore, che è anche uno di categoria, perché sia Giorgini che Pagliaccetti, anche i dirigenti, escluso Perletta che ha fatto dirigente per 8-9 anni in questi campionati, sinceramente conoscevamo poco di questa categoria. Sembra i risultati almeno lo dicono, che la struttura sia una struttura competitiva. Adesso insieme a Grillo, se mese di novembre, che ci sono altre 5-6 partite prima della fine del giro di andata e prima di riaprire il mercato, come si dice, autunnale di metà stagione, se dovessimo stare ancora in queste posizioni di classifica, però sull'indicazione dell'allenatore, sì, vediamo. E quello Grillo ha già parlato della punta, cioè vuole l'attaccante. Lui prima di venire dice, Giulianova forse un attaccante di maggior spessore, di maggiore affidabilità, senza togliere nulla a quelli che abbiamo. Cioè, però detto, abbiamo una rosa di 25 ragazzi, quindi detto, se li vede in 2 mesi e poi tirerà lui le somme, insomma. Allora, alla regia prego intanto di saltare il servizio sul punto relativo al campionato di eccellenza e andiamoci subito a vedere, anche perché abbiamo i minuti contati, andiamo subito a vederci Federica Miglianico Giulianova, la vittoria dei giallorossi per 2-1. Prosegue la rincorsa del Città di Giulianova alla testa della classifica. Mister Gennaro Grillo a Miglianico conquista la terza vittoria consecutiva che conferma i giallorossi ad un passo dalla vetta. Per gli adriatici si è trattato di un successo in rimonta che accresce l'autostima e vale tanto sia per il morale che per la classifica. Il risultato finale punisce troppo il Miglianico, autore di un'ottima prestazione ma ancora una volta impreciso sotto rete. La gara odierna, disturbata da un forte vento, era iniziata bene per i locali, subito in vantaggio. Infatti al quinto il taglio perfetto di Sante Quintigliani porta alla conclusione di Pietro De Leonardis, che realizza il vantaggio miglianichese. Miglianico 1, Città di Giulianova 0.
La reazione giuliese arriva 10 minuti dopo, al 15esimo, infatti Armando Iachini sfrutta al meglio l'indecisione tra Di Candia e Tribilino e con efebica astuzia realizza il gol del pari 1-1. Si tratta del primo sigillo stagionale del giovane virgulto giallorosso. Il Miglianico torna protagonista al 18esimo quando Mario Quintigliani entra in area e conclude di poco fuori. Poco dopo ancora Miglianico, gran tiro dalla distanza di Sante Quintigliani, respinto dal portiere sulla ribattuta Luca Marrone, calcia incredibilmente alto. Il Giulianova si rivede nel finale di tempo, prima Angelozzi e successivamente Iachini provano a sorprendere la retroguardia teatina. Con il montaggio di Antonio D'Ottavio esaminiamo le fasi salienti della ripresa. Giulianova più intraprendente, in evidenza con Capitan Testoni, protagonista al decimo ed al quindicesimo. Al 17esimo il Giulianova realizza il gol sorpasso, Rutolo stende Testoni, il signor della Croce di Rimini assegna la punizione dal limite, sulla battuta di Colaciopo Francia si coordina e calcia d'esterno alle spalle di Tribilino, gran gol, Miglianico 1, Giulianova 2, terzo sigillo stagionale per Giampiero Francia e grande gioia in campo e sugli spalti per i colori giallorossi. Il Miglianico non ci sta e torna a ringhiare intorno alla mezz'ora, quando manca di un soffio il meritato pareggio. Prima Sante Quintigliani si fa anticipare dal portiere al momento di concludere e poco dopo sugli sviluppi della stessa azione la conclusione ravvicinata di Mario Quintigliani viene respinta distinto da Di Giovannantonio, vero eroe di fine gara. La gara termina qui, il Città di Giulianova conquista la sesta vittoria stagionale, al Miglianico resta l'amarezza per una sconfitta immeritata. Bernardo D'Antonio, i tre punti li ha conquistati Francia con quel gol anche un po' fortunoso, però cercato, o Di Giovannantonio, il portierino, che ha compiuto un vero e proprio miracolo lì? 50-50. 50%, 50%. Uno ci vuole che li fa e un altro che li conserva. Non li, esatto, che li, beh, ci vuole anche. Lì ha fatto una grossa parata di istinto. Francia questi colpi ce li ha. Fino adesso ancora. Era stato un po' contestato, no, non criticato. Io non lo conoscevo come calciatore, però dicono tutti che è un grosso. Grosso calciatore. Ce lo potrà dire Grillo perché lo ha avuto, esatto, ad esempio, esatto, quando stava a Mociano. Esatto. Tutti dicono che sta facendo fino adesso un buon campionato, però dicono che insomma le sue prestazioni sono sicuramente superiori a quelle oggi. Noi ce lo auguriamo e speriamo che, ecco, già sono le ultime tre partite, anche se su due calci di rigore, ieri ha fatto anche terzo un altro gol, il terzo gol già comincia a ingranare la marcia, come si dice. Berardo, è arrivato mister Grillo, ha trovato la giusta collocazione a Di Camillo e a Colaciopo. Colaciopo mediano, dinanzi alla difesa, Di Camillo, che però ieri non ha giocato per squalifica, centrale difensivo, e poi alterna i due nei due ruoli, insomma. Mentre prima con Pagliaccetti forse c'era un problema tattico, perché da esterno sinistro Colaciopo ha reso un po' meno. Beh sì, forse Grillo conosce meglio i giocatori di categoria, cioè non li ha messi in un modo in cui possono forse rendere meglio, cioè senza voler togliere. Sì. Però questo, come si dice, era uno scotto che bisognava pagare, che si sapeva, cioè Giulianova, senza voler togliere nulla, insomma 40 anni di Serie C, 30 anni di C, insomma, l'occhio per l'eccellenza non ce l'ha, ma non ce l'ha il pubblico, non ce l'aveva la dirigenza, non ce l'aveva nemmeno gli allenatori. Piano piano stanno mettendo a posto le cose. Insomma. Allora si torna in campo giovedì prossimo, 1 novembre, ore 14:30, undicesima giornata di campionato. Leggiamo assieme Federica, perché ci sono gare importanti. Giulianova affronterà l'Altirrocca in casa al Fadini, una gara insomma che potrebbe tagliare fuori definitivamente l'Altirrocca. Vai. Alba Adriatica Vasto Marina, Capistrello Sporting Ortona, Casalinco Intrada Civitella Roveto, Città di Giulianova Altirrocca, Francavilla Sulmona, Guardia Grele Miglianico, Montori 88 Sant'Egidiese, Pineto Torrese San Salvo Rosetano. Due derby teramani, Montori 88 Sant'Egidiese, Pineto Torrese.
Intanto diciamo che il Giulianova domenica affronterà la Torrese, ma si giocherà in campo neutro a Montorio. Mirko Mazzagatti, l'ultima domanda è per te. Che sfida sarà Montorio 88 Sant'Egidiese? Ma sappiamo che il Montorio è una squadra di categoria, una squadra tosta, quindi sarà sicuramente una partita per noi molto dura. Però cercheremo di giocarla come facciamo sempre, cercando insomma di rischiare il meno possibile, perché comunque il Montorio è una squadra che sa ripartire molto bene e fa della compattezza la sua arma. Quindi dovremo stare molto attenti perché, ripeto, Montorio già viene da un grosso campionato l'anno scorso e quest'anno si sta confermando, quindi significa che hanno un organico che funziona, un allenatore che sa mettere bene la squadra in campo. Quindi massima attenzione, però paura di nessuno, insomma. Bene, è davvero tutto Federica, noi ringraziamo i nostri ospiti e ovviamente i telespettatori che ci hanno mandato, inviato tantissimi sms. Cominciamo da Gustavo Bruno, che ritroveremo ovviamente lunedì. Buonasera Gustavo. Buonasera a voi, io so, domani mattina con la tua ruota libera, con la bionda Dorotea Mazzetta, giusto per affrontare i problemi della città. Quindi salutiamo e ringraziamo Mirko Mazzagatti, allenatore della Sant'Egidiese. Grazie a voi. E Berardo D'Antonio, dirigente del Giulianova. Grazie, grazie anche a Berardo D'Antonio. Fuoricampo torna lunedì prossimo, puntuale intorno alle 21. Grazie per averci seguito, arrivederci. Domani mattina, prima di tutto. Salve.